E quindi salve a tutti, sono Pirugo 2007 e bentornati su Teorie videoludiche e Subnautica. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato di Abraxis Prime e il suo massacro, anche se era più che altro teoria, ipotesi, cioè non c'era molto su cui lavorare. E oggi le Simonkey sono più intelligenti quanto sembrino? E detto cos'è Simonkey? È una creatura di medie dimensioni che vive in alcuni biomi del settore 0 come Arctic Kelp Forest e Arctic Pe Kelp Caves. Ti possono rubare gli oggetti che hai in mano se non stai attento e li porteranno ai loro nidi. Fatti di rottami, probabilmente della Mercury 2, si intendo i nidi, eh. I nidi e i cuccioli. Simonkey hanno creato con dei rottami umani e risorse naturali i loro nidi, dove si possono trovare le loro uova. Da qui già possiamo vedere i loro cuccioli fragili. Ma perché sono così fragili? Cioè, gli erbivori nel nostro pianeta dovete sapere che imparano a sopravvivere e a camminare anche, per esempio, anche se qua non camminano, però in generale imparano più velocemente. Non avete visto niente! Quindi, perché invece la Simonkey è così, i cuccioli? È strana da questo punto di vista. Addestrati e mantenuti. I Simonkey, quando hai in testa Alan, ti daranno risorse, non ti ruberanno gli oggetti. Ma tutto smette quando Alan riceve il suo nuovo corpo. Perché? Beh, le Simonkey, secondo questa teoria, sono non state allevate e mantenute dagli architetti. Sono state addestrate per recuperare risorse e magari anche degli esemplari di fauna e flora per testare il Kara. Questo spiega perché i piccoli Simonkey sono così fragili, perché hanno in un certo senso sostituito il fatto che dovevano imparare bene a sopravvivere al portiamo risorse agli architetti. Che, dovendo anche però mantenerli, quindi gli hanno dato meno possibilità di imparare com'è il mondo selvaggio. Quindi, inoltre, potrebbe essere Alan a richiedere queste risorse utilizzando la sua telepatia alle Simonkey quando ce le danno, quando ce le offrono, per meglio dire. O in alternativa, potrebbe essere le Simonkey stesse a percepire la presenza di Alan. Del resto c'è da notare che le forme di vita del settore 0 sono, come dire, più buone, insomma, più facili nel caso da domesticare. Pinna Carid è considerabile, secondo il PDA, addomesticabile effettivamente. E quindi perché anche le Simonkey non potrebbero essere state addomesticate quindi dagli architetti? Questa è una teoria che starebbe a spiegare, effettivamente, anche soprattutto il fatto che Alan, cioè quando abbiamo Alan in testa, ti offrono risorse. Cioè, non è che avrebbe molto senso se no. Te le offrono perché c'hai un alieno in testa. Cioè, cosa? Cioè, questa è una teoria, ovviamente, però mi sembra abbastanza, cioè, almeno per me è logico. Comunque direi che per questo video può anche essere tutto, noi ci vediamo nel prossimo fantastico video. Ciao!